preso il via intorno alle 9 la seconda udienza del processo a Matteo Cagnoni nell'aula della Corte d'Assise del Tribunale di Ravenna. Lui, l'imputato, era presente anche quest'oggi, in completo blu, camicia bianca e cravatta. Come in occasione della prima udienza, anche quest'oggi il suo avvocato, difensore Giovanni Trombini, ha chiesto alla Corte che Cagnoni potesse sedere al suo fianco, e così è stato. E come il 10 ottobre, Cagnoni ha seguito l'udienza prendendo appunti, scrivendo e poi, durante le pause, commentando con il suo avvocato. Sguardo attento, concentrato. A pochi metri di distanza, l'accusa, la sostituto procuratore Cristina D'Agnello e il procuratore capo Alessandro Mancini, che questa mattina hanno conquistato una prima vittoria. La Corte ha deciso infatti di ammettere come elementi dell'accusa sia l'esito dell'autopsia sul corpo di Giulia Ballestri che le intercettazioni telefoniche. La difesa di Cagnoni aveva chiesto nella prima udienza che venissero escluse. La seconda parte della mattinata è iniziata con la lettura del capo di imputazione e il presidente della Corte, Schiaretti, a leggerlo, e tutta l'aula rivive le ultime ore di vita di Giulia, gli ultimi interminabili minuti nella villetta di via Padre Gegnocchi, prima che fosse uccisa a colpi di bastone. Secondo l'ipotesi del pubblico ministero, l'esito delle indagini preliminari dal marito Matteo Cagnoni, da cui la donna voleva separarsi. Poi è l'ora della lista dei testimoni, una lista interminabile letta dalla D'Agnello, nomi e cognomi di parenti, amici, periti e consulenti. L'avvocato Trombini preferisce per questioni di tempo non leggere la sua lista, ma sottolinea una cosa: saranno chiamati a testimoniare amici della coppia, anche non sentiti nella fase preliminare. Solo così si potrà avere chiaro il rapporto di coppia tra Matteo e Giulia e come lui si relazionava nei confronti della moglie.